Sono più brevi, durano solo il tempo di una stagione, ma a volte sanno fare male, più di una serie TV lunga. Stiamo parlando delle migliori miniserie nella storia delle serie TV. Qui su Love Series cominciamo una piccola lista. Partendo da The Act. The Act è una miniserie biografica di 8 episodi che racconta la scioccante storia vera, tra l'altro, di Gypsy and Dee, una madre ossessiva che fa credere alla figlia di essere gravemente malata per manipolarla e ottenere benefici economici. La serie esplora in modo crudo, angosciante anche, le dinamiche disfunzionali del loro rapporto, rivelando come la realtà possa essere una simulazione. È stata acclamata dalla critica, ha vinto premi agli Emmy e anche ai Golden Globe, serie da guardare. When They See Us, una miniserie su Netflix che racconta la vera e anche drammatica storia di un gruppo di ragazzi afroamericani ingiustamente accusati di un crimine terribile. La serie evidenzia l'ingiustizia subita, mostrando come anche il risarcimento non possa riparare il dolore inflitto nel corso degli anni, con una narrazione intensa, rispettosa di fatti reali, ed è un potente monito contro la ripetizione di tali tragedie, e ha ricevuto anche 11 candidature agli Emmy, mica poco. Altra miniserie acclamata, Band of Brothers, prodotta da Spielberg e Tom Hanks, due nomini che insomma si fanno sentire, che ha rivoluzionato il genere raccontando la guerra in modo realistico, anche umano. Con una regia di altissimo livello, un profondo lavoro psicologico sui personaggi, mostra anche i soldati come uomini, con paure e anche debolezze. Ogni episodio è introdotto da interviste ai veri protagonisti, rendendo la serie ancora più autentica. Ha vinto una marea di premi, tra cui Golden Globe e 6 Emmy. Passiamo ad Unorthodox, quarta serie di questa lista, una miniserie Netflix che racconta il viaggio di Etsy, una giovane donna di fede ultra-ortodossa che cerca la propria identità e libertà lontano dalle imposizioni della sua comunità. Attraverso dolore e vulnerabilità, Etsy ricopre la vita affrontando le conseguenze delle sue scelte, nel bene e nel male. La serie è un intenso e commovente racconto di emancipazione personale. Chernobyl, serie acclamatissima, straordinaria miniserie su HBO che ricostruisce fedelmente uno degli eventi più catastrofici della storia recente, il disastro di Chernobyl. Con una narrazione cruda, realistica, esplora il prima, il durante e il dopo della tragedia, mettendo in luce la disperazione e l'importanza della verità e della responsabilità. Acclamata appunto come una delle migliori miniserie degli ultimi anni, ha ricevuto numerose candidature ai Golden Globe e agli Emmy. Omicidio a Easttown è una miniserie thriller psicologica con Kate Winslet, quindi non male a livello recitativo, che interpreta una detective tormentata dalla sua vita personale e immersa nel lavoro per sfuggire al dolore. Ambientata a Easttown, la serie segue Mayer mentre indaga su un caso complesso e affronta i segreti della sua comunità insieme ai propri demoni interiori. Con un ritmo intenso e una tensione palpabile, la serie si distingue come un esempio eccellente del genere. Miniserie HBO, altra miniserie HBO, Sharp Object, cupa, angosciante, segue Camille, una giornalista di cronaca nera, alcolista, costretta a tornare nella sua città natale per investigare sulla scomparsa di due ragazze. La serie esplora non solo il mistero, ma anche i demoni personali di Camille e il ritratto di una società oppressiva e disfunzionale. Con un ritmo lento alle volte e una fortissima componente drammatica, la narrazione si concentra sul dolore e la lotta di Camille contro il degrado che la circonda, ma che è anche dentro di lei. Blackbird è una miniserie Apple TV Plus che racconta la storia di Jimmy Keane, un ex atleta diventato trafficante di droga che accetta di infiltrarsi in un carcere di massima sicurezza per far confessare un serial killer in cambio della libertà. Toni simili a Mindhunter e atmosfere intense, la serie offre anche dialoghi avvincenti e un'interpretazione acclamata di Paul Walker Hauser, ma non ha ottenuto il successo che meritava in Italia. Forse con questo video possiamo dargli una spinta in più, un boost in più. Blackbird, segnatela. The Night Of è una miniserie che esplora i difetti della giustizia americana attraverso la storia di Naz, uno studente pakistano accusato ingiustamente di omicidio. Mentre affronta un sistema giudiziario pieno di incongruenze, la serie sposta l'attenzione dalla ricerca della verità alla rabbia e al rancore verso queste ingiustizie. Con un protagonista comunque complesso, una trama coinvolgente, la miniserie lascia il pubblico affascinato e arrabbiato fino alla rivelazione finale. 22 novembre 63 o 22-11-63 come preferite, è una miniserie tratta da un'opera di Stephen King che mescola storia e ucronia. Stephen l'ha apprezzata. Molto spesso quando King apprezza dei rifacimenti cinematografici o telefilmistici non è mai un bel segno, in questo caso sì però. Segue un insegnante interpretato da James Franco che viaggia nel passato per impedire l'assassino di Kennedy affrontando dilemmi morali e una storia d'amore anche toccante. Elementi di thriller, drama, fantascienza, romanticismo, la serie esplora non solo l'evento storico ma anche le relazioni umane culminando in un finale memorabile da vedere.
Fase finale di questa scarrellata, undicesima piazza, ispirati ai fumetti di Alan Moore e David Gibson, Watchmen di Damon Lindelof è una delle migliori miniserie del 2019. Grande maestria, Lindelof riesce a catturare l'essenza dell'opera originale, creando una serie fedele ma autonoma, caratterizzata da una fotografia straordinaria e un cast eccellente. La miniserie affronta temi attuali e si distingue per la sua estetica e ambizione, offrendo un'esperienza sensoriale unica, senza però cadere nel banale o nel politicamente corretto. Watchmen, capolavoro assoluto che sfida le aspettative sui supereroi e, se vi piace il genere, ragazzi, guardatela assolutamente! Mildred Pierce con Kate Winslet, che ritorna in questa nostra serie, è una miniserie drammatica storica ambientata durante la Grande Depressione. Racconta la scalata verso il successo di una donna che, dopo aver divorziato, affronta la difficoltà della vita, lavorando come cameriera e lottando per garantire un futuro alle sue figlie. La serie esplora il dolore persistente di Mildred, i difficili rapporti con la figlia, le complicate relazioni sentimentali. Prodotta da HBO, quindi HBO molto presente in questo nostro video, la miniserie unisce dramma, storia in un modo elegante, con eccezionale interpretazioni di Winslet, di Guy Pearce, ottenendo un riconoscimento agli Emmy e ai Golden Globe. I May Destroy You, una miniserie intensa, emotivamente struggente, che affronta il tema del consenso sessuale. Scritta e interpretata da Cole, rappresenta e racconta la storia di Arabella, che cerca di ricostruire la notte in cui è stata vittima di una violenza. Con toni cinici, black humor, la serie esplora dinamiche amare, di ingiustizia, disgusto, dando voce a problematiche spesso taciute. È una narrazione provocatoria, sì, coraggiosa, che merita di essere vista e discussa. The Pacific, prodotta da Tom Hanks e Steven Spielberg, che stanno lavorando molto in questo periodo. È una miniserie ambientata durante la Guerra del Pacifico, simile a Band of Brothers, d'altronde sempre loro, ma con una maggiore enfasi psicologica sui soldati. Esplora la lotta dei protagonisti per mantenere l'empatia e il desiderio di una vita normale post-guerra. Con un budget di 200 milioni di dollari, la serie si distingue per l'accuratezza storica, la fotografia e gli effetti speciali. Non sono pochi 200 milioni. Ha ottenuto 23 candidature, 8 vittorie agli Emmy, consolidandosi come una delle migliori miniserie storiche. E infine Angels in America, miniserie del 2003 con un cast stellare, tra cui Al Pacino, Meryl Streep, affronta con una narrazione onirica la condizione sociale degli omosessuali in America e la diffusione dell'AIDS. Utilizzando simboli biblici, una dose di umorismo, esplora anche questioni sociali ed esistenziali con profondità e intelligenza. La serie ha vinto 11 Emmy, 5 Golden Globe, rompendo numerosi tabù dell'epoca, da vedere anche a distanza di anni. Ci sono altre serie che secondo voi non possono mancare? Scrivetecele nei commenti, mettete like al video se vi è piaciuto e seguiteci sui social, YouTube, e passate un'ottima giornata, serata o nottata. Ciao da Andrea!